Ciao, benvenuti su Fortnite un'altra volta, sì, due volte di seguito. Yeah, questo qua è un canale con contenuti. Questa volta voglio giocare un pochetto serio perché mi sono abituato un po' al mood. Quindi dai, facciamo una bella partita. Primo tesorino per noi, vediamo che c'è. Ok, questa me la sparo mo proprio adesso. Raga, ho rivalutato un'arma molto interessante, ovvero il mitraglione, quella con i colpi medi. Non so se ci avete presente, no? Ed è molto figo, cioè lo preferisco molto di più al fucile al pompa. Fucile al pompa, ma io ci avrò qualche problema alla lingua. Allora qua facciamo questo, mettiamo questo, togliamo questo. Non so qual è meglio, però chi se ne frega, dai. Ok, niente. Di sicuro in sto video parlerò molto di meno, perché se no non riesco a giocare fondamentalmente. Quindi ci saranno un po' di tagli, ma non troppi. Cioè in realtà troppi tagli, non so come definirla la cosa, perché i tagli ci stanno, è solo che sono molto più lunghi del normale. Quindi i tagli ci stanno, però sono meno frequenti, ecco la cosa giusta. Qua trovo solo schifezze, va bene. Cioè non va bene, quindi dobbiamo trovare qualcosa di bello. Raga, è la quarta chest che apro e non trovo niente. Cioè, niente che mi serve. Aspettate, devo fare una cosa molto importante che mi scordo sempre. Ok, fatto. Possiamo continuare a giocare male. Ogni tanto mi arriva a 100 cose, 100 FPS a caso. Non ho capito ancora perché. Non so neanche se sto da solo con altri. La safe sta un bel po' lontana. Strano che non ho incontrato nessuno. Cioè, siamo rimasti in 22 e sicuramente tutti quanti si sono buttati in posti affollati. Saranno morti tutti insieme. Solo mentre registro non trovo gente. Tipo, prima ho fatto una partita e ho ucciso tipo 5 persone di fila e poi sono morto. Però, cioè, soltanto quando gioco da solo trovo gente, invece se registro no. Un distributore di armi leggendarie. Non male. Peccato che non ho niente. Cioè, posso prendere soltanto il lanciagranate, che tra l'altro non so neanche usare. Quindi andiamo proprio al massimo. Ma sai che vi dico? Abbiamo 1000 di legna quasi. Quindi un pensiero ce lo faccio. Perché non ho neanche le bombe. Quindi, cioè, lanciarci qualcosa di esplosivo per sfasciare tutte le strutture sarebbe comodo. Quindi un lanciagranate forse è meglio. Ole, grazie mille. Lo metto a posto del pompa bianco. Adesso dobbiamo passare in mezzo a Pinnacoli. Io e Pinnacoli abbiamo un problema. Non ci combaciamo, perché Pinnacoli, differentemente dalle altre cose, che bene o male se fai una battaglia tridimensionale soltanto perché costruisci, invece Pinnacoli è proprio tridimensionale. Quindi tu puoi trovarti pure la gente sopra, perché i palazzi sono alti ed è un casino. Poi non riesci a distinguere chi ci sta, perché cioè i colori del gioco sono quelli dei palazzi. Quindi allora sento qualcuno che fighta qua a sinistra. Ce lo potremmo inchiappettare, ma secondo me c'è, arriva uno da dietro. Ah, già ne vedo uno là sopra. Cioè, almeno credo. Ma sai che vi dico? Io zitto zitto passo, saltello un po', me ne vado dentro a sto palazzo e uso il fattore tridimensionalità a mio vantaggio. Peccato che non trovo le scale. Ah, ecco. Credo che il tizio sta qua sopra. Va bene, intanto la safe è arrivata, quindi fra un po' ci toccherà anche sloggiare. Spera che non sta nessuno qua sopra, se no stiamo fregatini. Medikit. Vado. No. Ok, perfetto. Prendiamo a posto delle band e così stiamo tranquilli. Siamo messi bene a sta partita, è solo che, tranne per la R, però non si può avere tutto dalla vita. Però il problema sono le skill, non l'equipaggiamento. Quindi posso avere anche 10 scar, ma se faccio schifo, faccio schifo. Ok, vedo il tizio là. Speravo nella botta di ciulo, invece no. Vabbè, succede. Ora mi prende da dietro, è quotatissimo. È una persona quella là sopra? No, è un pazzo di legno. E meno male. Raga, c'è una paura matta che qua sopra ci sta qualcuno e ci fa, eh. Ci fa all'istante. Raga, abbiamo fatto 0 kill e non mi piace, perché me la voglio giocare seriamente per una volta e nessuno me lo permette. Meglio, perfetto, grazie mille. Oh, questo ci voleva. Adesso ho soltanto paura che arrivi quella persona che abbiamo lasciato prima. Oh, è là là invece. Più forte di noi, eh. Facciamo una cosa, prendiamoci sto scar velocemente, questo qua, perché sennò quello singolo non lo so usare. E ok, 45 colpi di sta roba. Ma che stai a scherzare? Ok, questi stanno a uccidere fra di loro. Siamo rimasti in 4. Mi stanno a sudare le mani, raga. Non ho mai registrato una vittoria, quindi dovrebbe essere la prima. Anzi, è la prima. Aspetta, adesso faccio cadere quello, eh. Perfetto, cadi, ti prego. Ah, no, sa giocare. Ok, crede che gli hanno sparato da di là, ma lui si sbaglia. Perfetto, un colpo in testa. Ok, dai, fightano, perfetto, dai, uccidetevi. Partono da là le cose, solo che non c'è un cecchino, non riesco a vedere niente. Ah, quello era diretto a me, ha preso di là. Crede che io stavo là dentro. Aia, mi è arrivato un colpo, fammi andare via.
Raga, devo riuscire a arrivare in safe. Già qua sotto già ci sto, quindi. Olè. Raga, veramente sto in fibrillazione. Lo vedo, sto tipo là sopra. Facciamo una cosa bella, mettiamo questo qua e stiamo tranquilli. No, ho sempre paura che mi arriva qualcuno dietro, almeno così lo sentiamo. Raga, sta laggando, non deve proprio laggare adesso, cioè è vietato da 14 leggi nazionali. Ok, questi sono individuati. Fate a botte fra di voi che io mi sto sotto st'albero. Quello che stava a destra, dove stavo? Quello c'era un porta a porta. Oh, anche no, eh. Infatti sembra costruito da lui. Senti, raga, io ne approfitto. Vado là sotto, almeno sto al sicuro. Raga, mi ha tolto un bel po' questo. No, ho sbagliato tasto. Costruisci a cazzo, costruisci a cazzo. Vai, aspetta. No, non qua, non qua, non qua. Ah. E va bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Me la so giocata un pochetto più seriamente, pure se rimango sempre stupido, quindi non so giocare, non c'ho le mani. Vi invito a lasciare un like, passate in tutti i social in descrizione, lasciate qualche commento. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti. Ciao ciao.